buono e comune non cucinare. E a noi questo ci piace. Quindi via il cosa mangiare al Night Market di Taipei. Molto bene, allora la prima cosa che si nota è la quantità di gente che c'è. Non riusciamo neanche a passare. Ta-da! Che cos'è? Non ho minimamente idea di cosa sia in realtà. Erano tutti in coda, costa 60 dollari di Taiwan. Questo qui è appena scappato. Questo qui si mangia. Che impressioni? Dentro sembra ci sia un raviolo intero. Un raviolo intero. Il pane con dentro un raviolo ripieno di carne. Comunque per me è un no, perché è speziatissimo e pesantissimo. Ma in realtà è buono, non è troppo speziato. Ora assaggiamo un dolce. Queste sono delle piccole gelatine con fagioli rossi e questa invece non ne ho idea. Ne ho comprate 10 per 45 dollari Taiwan. Questo non mi piace, non ho idea di cosa sia. Questi fagioli rossi. Ok, svelato l'arcano mistero. Uno è red beans, l'altro è mung beans, che comunque non conosco, quindi comunque non so cos'è. Hey. Thank you. Questa è di zucca, buonissima. Patata di zucca? Se vi piace? Non sembra piacerle molto. Ok, tu. Thank you. Questa che avete appena visto lì è la tipica frittella di Taiwan. È una bomba, sta di aglio e damassi, ma merita. Come la assaggiare anch'io? È una piadina, è buonissima, vero aglio. Per spiegarvelo un po' meglio, è a metà tra una piadina, una focaccina, però fritte, con un po' d'aglio, Giulio dice, ma io sinceramente non lo sento. Croccante, sembra una frittata ma è tipo un pane fritto. Ok, questo invece ragazzi non ho idea di cosa sia, sembra direi che è proprio un guscio di tartaruga, ma non so cosa faccia, spero non si mangi. Questo ha vinto il premio zucchina più grande di tutta Taiwan. Just flour? Flour with peanut. Ok. In effetti sembra proprio farina in un canopo, tipo quelli che usavano gli egizi per togliere gli organi interni alle mummie. Al vapore, tantissimo vapore. Penso che ci sono dei buchi. Ah sì, sono proprio dei spara. Ah guarda che bello, lo solleva, poffete, messo. Un elastico ogni scatola e via. Secondo me non saprà di niente, io te lo dico, lo vuoi comunque. Ragazzi, lo proviamo solo per voi. Comunque questi aggeggi di legno che sembrano fatti, diciamo, nel Medioevo, ma funzionano ancora oggi perfettamente, mi affascinano un casino. Allora Giulia, ci sono tre tipi, con le arachidi, con il cioccolato e con il sesamo. 4 pezzi, 70 dollari, la scatola 100, la scatola non ho idea di quanti ce ne siano. Ok, thank you. Allora, disperatissimo scappati in realtà. C'era davvero troppa gente. Dai, tieni, vediamo come sto vapore fritto. No, come farina fritta. No, farina vapore. Allora, le ho prese il cioccolato e peanut. Sto prendendo anche uno al sesamo a sto punto, tanto non le mangerò mai tutte. Ha due strati di cioccolato, Uno dentro, uno in cima. Sembra una parte molliccia. Ecco qua, in sapore, col cioccolato in cima. Essenzialmente ha il gusto di quello che sembra. Una robina bianca informe con del cioccolato sopra che dia gusto. Voto 3, 4 perché non è terribile. Non è cattivo, non è niente. Cioè quindi però non è sufficiente. No, non riprenderei mai, ne lo consiglierei. Ma neanche da provare a dire boh, provatelo. No, non provatelo. Secondo giorno, secondo Night Market, andiamo a caccia di roba strabuona. Ho lasciato già Giulia in coda perché abbiamo trovato tipo un maialino barra zampe di qualcosa succulente. Fatemi capire, fatemi vedere. Che cosine in tempura. Qua devono essere buone, buone, buone. Ok ragazzi, vapore vuol dire quasi sicuramente ravioli al vapore o bao, meglio a coperti. Secondo me qua, così ad occhi croce, c'è roba buona. Anche perché c'è una modesta coda, discreta. Qua si torna. Quella sì che è carne. Ok, ecco svelato. Che cos'è? Giulia mi dice che non posso entrare, quindi dovrò zoomare. Quello direi proprio che sono zampe di maiale. Quanto ben di Dio. Mamma mia. Questa è tanta roba, ragazzi. Guardate con che cura. Lo pesa pure per essere sicuro di fare le cose giuste. Cioè, tanta roba qua. Mica vende maiale a caso, lui è un professionista. Io stasera mangio. Thank you. Bye bye. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Bye bye. Piedini maiale. Ok, fammi vedere questo maiale. C'è scritto che era crispy. È crispy da matti, ma più che altro si scioglie in bocca. Ma è una roba veramente un po' di colesterolo, però. No, voglio assaggiarla.
Non è neanche masticarlo. No. Guarda 10, 9 e mezzo, dai. 10. Inizio va. Questo è un comfort food. Abbiamo finalmente trovato il pollo fritto che voleva Giulia. Allora, a quanto pare i loro hit sono chicken wings, due pezzi e il tempura. Quindi noi andiamo di chicken wings, che suppongo siano queste delizie qua. Chicken wings. Ok. Comunque le famiglie che mangiano qui fuori così confermano il fatto che la gente non cucina a casa, ma viene qua fuori a mangiare tutti insieme. Guardate che cosa carina. Guardate che bella cena di famiglia. Ciao. No, no. Thank you. Thank you. Thank you. Sì, sì. Mi brucia, no? Mi brucia neanche. Sono una bomba, molto fritte, molto calde. Quello che brucia è proprio l'olio ancora che scotta. Però sono super morbide. Non me l'aspettavo così morbide. Ma questi sono proprio bravi. E poi ovviamente abbiamo trovato dei raviolini classici. $40 di Singapore per 8 pezzi. Guardate che belli. Sono dollari di Taiwan, ovviamente. Siamo a Taiwan. Ma sono i dollari di Taiwan. Ma che dice Singapore. Vabbè, ragazzi. Non sono i più buoni che ho mangiato in vita mia. Però sono buoni. Diciamo tanto. Che sexy. Questo lo mandiamo su YouTube, eh. Quindi voto? Un buon 8 se lo meritano. 8 addirittura. E se Giulia dà un 8, ragazzi, è sempre meritato, eh. Ultima tappa per una cosa che Giulia mi dice essere buona. Essenzialmente questi dolcini qua. Non so se si nota, ma essenzialmente penso questa sia uva, quella siano fragoline, queste qui forse pomodori, quelle prugne ricoperte di glassa zuccherata, quindi adesso le proviamo. A quanto pare sono super tipiche, super buone, super gustose, anche se a me non piace la glassa zuccherata così, ma tentarlo no, provare per credere. Ma forse lo stanno prendendo loro e non io. Thank you. Ok, guardate che bello. Vai, sei coraggio. È croccante. Buono? Adesso voglio assaggiarlo anch'io, ho detto che non mi piace, ma voglio assaggiarlo anch'io adesso. No, ma voglio assaggiarlo anche io. Vabbè, quelle tue, quelle tue. Comunque, anche questo $40 di Taiwan per uno spiedino di fragole. Spiega tu com'è? Vai. Fragola con la zucchera. È buonissimo. C'è proprio Cristoforo Colombo. Fragola morbida, questo po' zucchero. Oggi siamo venuti in una spa tipica taiwanese e proviamo, come si fa nelle giornate in cui si va alla spa, anche a mangiare il cibo qua. Sono curiosa, sembra molto bello e molto tipico, l'ho scelto io, grande indagine, ovvero 2 settimane che cerco di farmi indicizzare su TikTok il fatto di essere a Taipei, spero che stia funzionando. Il figlio che mi ama tantissimo, oggi mi ha preso una Coca-Cola, da tantissimo non l'avevo, ce l'hanno pure in lattina! Allora, questo qua è un porridge super tipico, però dovevamo aspettare un'ora solo per quel porridge e abbiamo detto di no, ma mi sarebbe piaciuto un sacco prenderlo. Vi porto un pochettino a spasso perché in realtà è super caratteristico. Qui dietro ci sono le cucine e questi sono tutti i cestini di vimini pronti per il porridge. Vi faccio vedere una cosa che mi ha lasciato un po' sconcertato. Non vorrei sbagliarmi, ma queste sono rane giganti e sono dentro come gli acquari per i pesci. Questo mi fa pensare che a un certo punto qualcuno le mangi. Direi che anche noi ci mangiamo le rane senza troppi problemi, anche se io non so se le ho mai assaggiate. Però vederle così nell'acquario mi fa un po' strano, come i pesci al ristorante. Ciao Ranocchia, non so se salutarti oppure no. La catena di produzione per questo porridge è impressionante. Se la memoria non mi inganna, questo credo che sia il pollo agrodolce. Vado a assaggiarlo. Sa? Buono. Questo è proprio l'agrodolce quello giusto. Nel senso che da noi quando vai in un ristorante asiatico italiano e prendi il pollo agrodolce, solitamente è dolce. E di agro non c'è niente. E invece questo è proprio agrodolce. Salsa il giusto, molto buono. Approvo. Anche dell'ananas dentro, improbabile, vediamo. Questi sono dei tipici noodles di Taiwan con pollo e porco, volevo dire. Sophie approved. Di questo ho grandi speranze, perché è il loro tipico pancake con onion. Questo è anche difficile che tradisca. Ah, che Taiwan sta scalando le classifiche a livello di cibo, eh. Da insegnare al mondo. Allora, com'è da bagnare con qualcosa? Me l'ho portato una roba. Questa qua. Foto salsina piccante, soia, easy, anche quella non tradisce mai. Allora assaggio questo che a Giulia piaceva l'aspetto, assaggio con questa salsina che non ho idea di cosa sia. Un dolce, crema pasticcera, un cioccolato bianco, non so. Un panino dolce, buono. Allora Giulia mi ha appena detto che darebbe una stella Michelin a questi panini dolci e questa crema abbiamo scoperto che è latte condensato. Giulia l'ha azzeccato, voi abbiamo chiesto conferma. Quindi ufficialmente latte condensato, tipo quello che ho comprato al supermercato suppongo, con panini dolci, allora è buono, ma diciamo che per una stella Michelin in realtà sono
panini cotti al vapore, secondo me poi o fritti, ma non sono sicura, molto più probabile che siano cotti al forno dopo, cioè li fanno prima la cottura al vapore e poi li mettono in forno. Siamo a Lukang e stiamo assaggiando il Yuso Min, e sono delle torte, sembrano delle quiche, e l'ho preso da strawberry al taro e all'original. L'original lo boccio, il taro è molto buono, strawberry e dentifricio. La scoperta di questo viaggio, parte sempre dall'original, credete a me. Però Giulia mi fa assaggiare lo strawberry perché dice che è più cattivo. Sì, un po' sembra dentifricio per bambini, vero? Prima dammi il taro, gusto abbastanza pacato, più dolce degli altri, è un dolcettino, ragazzi. Comunque la traduzione letteraria è tipo lingua di manzo qualcosa, perché è la forma di lingua.